molti di voi mi stanno chiedendo delle informazioni per quanto riguarda Golovin, la verità è che non ce ne sono in maniera molto esponenziale, diciamo non si sa che fine ha fatto Golovin. Dopo il mondiale comunque le offerte si sono triplicate, perché comunque sapete che Golovin ha fatto veramente un mondiale all'altezza delle aspettative, per ciò che ci si aspettava, secondo me superando pure le aspettative. È un giocatore molto interessante che ha dimostrato di poter fare la mezzala, ha dimostrato di poter fare l'esterno d'attacco, l'esterno di centrocampo, la mezzala classica, la mezzala offensiva, addirittura è stato schierato dal CSKA come mediano e con la Russia ai mondiali ha fatto anche il trequartista. Sicuramente la Juventus è in un certo senso interessata al giocatore, non me la sento di escludere che il giocatore possa essere ancora nel mirino della Juve, ma per il momento le richieste del CSKA, cioè tra i 40 e i 50 milioni, hanno un pochino diciamo fatto fare un passo indietro alla Juventus, perché semplicemente non è plausibile per la Juve spendere così tanto per Golovin, che gioca in un campionato, ribadisco, molto 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 inferiore a quello dei top club europei. Sicuramente c'è un interessamento del Chelsea, in particolar modo è un pallino di Abramovic. Abramovic sta provando in tutti i modi a portare Golovin, tra l'altro è un suo collazionale, al Chelsea. Ha fatto un'offerta di circa 45 milioni di euro al CSKA Mosca. Il CSKA Mosca non vede l'ora di venderlo, giustamente, ma non perché Golovin faccia cagare, ma perché semplicemente ha la possibilità di ricavare tantissimo da un giocatore di 21 anni, voglio dire. Golovin, dal suo canto, sembrerebbe stimolato per appunto questa esperienza, però dobbiamo stare attenti, perché Golovin, dopo l'acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, sembrerebbe incuriosito appunto ancora di più dalla Juve. Cioè, se prima andavi già in una squadra molto forte, adesso con l'innesto di Cristiano Ronaldo vai in una squadra ancora più forte, sembro il nonno con gli occhiali calati così per il sudore. E quindi ragazzi è molto, aperta e chiusa parentesi, quindi ragazzi è molto particolare questa situazione. Molti mi dicono che nel momento in cui faccio il video Golovin potrebbe già sostenere le visite mediche nei prossimi giorni, però ovviamente tutto è relativo e quindi non ho gli aggiornamenti tali da poter dire questo è vero, questo è falso. Vedremo come si evolverà e la commenteremo insieme. Fatemi sapere nei commenti.